Se sei una super data, non avrai molto tempo per sederti. Oh, un'altra chiamata! Il che significa che nuovi clienti stanno già aspettando questa super coppia. Charlie e Mary sanno come andare d'accordo con qualsiasi bambino. Bene, prendiamo tutto quello che ci serve e andiamo! Ecco la famiglia per cui lavoreranno i nostri eroi. Il signore e la signora Fox stanno cercando una babysitter per la loro figlia Lana. Grazie al cielo ci sono tate come Charlie e Mary. Una telefonata e sono qui! Che servizio! Charlie e Mary sono dei veri professionisti. Ora è il momento di conoscere Lana. I genitori forniscono una piccola guida e qualche consiglio e fanno promettere a Lana di comportarsi bene. Ma sembra che non ci sia nulla di cui preoccuparsi. I signori Fox se ne vanno. I babysitter sono sicuri di poter gestire questa ragazzina in poco tempo. Ma i suoi occhi dicono tutto il contrario. Ehi, dai! Andiamo a giocare! Tenere occupato un bambino con dei giochi in camera è una vittoria per tutti. Ma non nel caso di Lana. È proprio impossibile accontentarla. È inutile anche solo provarci. Potresti offrirle tutto l'assortimento del negozio di giocattoli. Ma sarebbe inutile. Pare che questa piccola non sia così facile da accontentare. Ma le super tate non si arrenderanno di certo. Lana sembra aver inventato una specie di gioco. Fantastico, forse si inventerà qualcosa di interessante. Sì, strappare le targhette alle babysitter, per esempio. E nascondersi. Il gioco è iniziato. Deve trovare un buon nascondiglio. L'unica domanda è... dove può nascondersi nel bagno? Non ci sono molte scelte. Il water? Niente da fare. E l'armadietto sotto il lavandino? Beh, non credo che Lana possa entrarci. Immagino che dovrà trovare un altro posto. Un cesto della biancheria! Questa è un'opzione. Ma prima dovrà sbarazzarsi del bucato. E anche tapparsi il naso. Sì, qui si può respirare solo con un equipaggiamento speciale. Ed ecco le tate! Charlie e Mary stanno già correndo in giro a cercare Lana. Non è nella toilette e nemmeno nell'armadietto. Beh, non è difficile capire andando a eliminazione che Lana potrebbe nascondersi nel cestino. Dovranno solo tirarla fuori da quei panni sporchi. Che schifo! È il calzino sporco di qualcuno! Ah no, questo è troppo anche per le super tate! Ma Lana è contenta! È riuscita a ingannare quei tipi intelligenti! Il nascondino continua! Ma ora Lana deve nascondersi in questa stanza. Non c'è molto spazio, ma l'immaginazione di Lana funziona benissimo. Una poltrona a sacco! Eccola, la salvezza! Apri la fodera, tira fuori il cuscino ed entra dentro. È perfetta! Non la troveranno mai qui. Mary e Charlie cercano in ogni angolo. Dove diavolo si trova? Ehi, Mary! Quella poltrona è sospetta! Sospetti di una poltrona? Charlie, non essere sciocco! È solo una poltrona! Cosa non ti convince? Gli aspiranti detective erano così vicini! Beh, quella poltrona è proprio strana! Lana vince di nuovo! Evviva! Ma è troppo presto per rilassarsi! Le serve un altro piano astuto! Un po' di recitazione e un video per cominciare! Fatemi uscire di qui, per favore! Fatto! Ora accendiamo la TV! Scarichiamo il video e... aspettiamo! Arrivano le super tate! Cercano Lana senza successo! Ed eccola lì, sullo schermo! Sta chiedendo aiuto, com'è possibile? Qualcosa non va! Come ha fatto a finire in TV? Charlie ha un'idea geniale e usa un cacciavite! Dobbiamo smontare la TV e vedere cosa c'è dentro! Ok! Charlie, è una cattiva idea! Controlliamo le altre stanze! Oh, se ne sono andati! Ecco Lana, contenta di averli fregati di nuovo! Cos'altro potrebbe pensare? Oh, ho un'altra idea! Viva la creatività! E se mi travestissi da questo poster? Cerchiamo di capire il look!
Un po' di trucco leggero e una parrucca. Lana è proprio come nella foto. Silenzio, arrivano! Charlie e Mary notano il poster sul muro, ma non vedono Lana da nessuna parte. Dove può essere andata? Incredibile! Acciù! Cos'è stato? Lo avrò sognato. Bel poster, comunque. Le linee creano un grande effetto 3D. Guarda, quella sembra vera. Incredibile! E non notano nemmeno Lana. È ora di controllare da un'altra parte. Le babysitter sono perplesse. Dove può essere andata? È il momento di sparire dalla stanza. Ok, aspetta. Ma non erano due le ragazze sul poster? C'è qualcosa che non va qui. Le super tate sono determinate. Non abbiamo più tempo, dobbiamo trovare quella ragazza. Lana sta cercando un nuovo posto dove nascondersi. Non sono rimaste molte opzioni. Questo, per esempio. Charlie e Mary sono qui, ma Lana riesce a ingannarli. Ci sono così tante stanze in questa casa. E mentre le super tate sono in servizio ad una porta, Lana sta già uscendo dall'altra. Questo è ridicolo! Shh, c'è qualcuno lì dentro! Nonna? Com'è arrivata qui? Sono confusa! Non hai mai visto una vecchia signora, tesoro? Dai, fammi passare! Sembra che qualcuno più giovane si nasconda dietro quegli occhiali e sciarpa. È troppo facile ingannare quelle tate! Lana non ha intenzione di fermarsi. Dove vado ora? La dispensa! C'è così tanta roba qui! Sembra un negozio di alimentari. Le super tate decidono di essere subdole. Shh, è dietro la porta! Charlie guarda dal buco della serratura. Ups, sono così vicini! Rendiamo la vita un po' più luminosa. Il verde dovrebbe donargli molto. Ai, non è una bella sensazione! Almeno Lana è felice. Lo scherzo è stato un successo. Ora come fa a lavarlo via? Charlie e Mary decidono di perquisire tutta la casa. E Lana li segue da vicino. È uno spettacolo così divertente. Prendi i popcorn e goditi tutte quelle buffonate. Lana è così subdola. Sa dove la cercheranno. Quindi deve confondere quei due pagliacci. Una grande scatola è proprio quello che le serve. E per chi ha un talento particolare, l'etichetta meno sospetta. Non qui! Finalmente le super tate arrivano in quella stanza. Wow, che grande scatola! E c'è scritto qualcosa. Beh, se dice non qui, dovremmo cercare da un'altra parte. Seriamente? La cucina è l'unico posto in cui Lana non si è mai nascosta. Dove mi nascondo? Oh, il frigorifero! Perfetto! Il gruppo di ricerca è in posizione. Il frigorifero sta facendo qualcosa di strano. Dovremmo controllare. Apriamo la porta. Ed essere colpiti in faccia dal ketchup. Sembra uscito da un film dell'orrore. Povero Charlie, stai bene? Che cosa terribile! Mentre Mary cerca di svegliare Charlie, Lana cambia posizione. Non c'è tempo da perdere. Rintracciamola! Ed è allora che Mary nota il calzino. Ha tutto un senso. Si nasconde nel forno. Cos'è questo fumo? Credo che ci sia qualcosa di bruciato qui dentro. I genitori di Lana sono appena tornati. Ehi, che succede qui? Facci piano, dolcezza! Oh, ve ne andate già? Bene, ecco il compenso. Ma pare che alle babysitter non importi granché. Lana, che hai fatto questa volta? Niente, abbiamo solo fatto un piccolo gioco, è stato divertente. Non so perché non si siano divertiti. La nostra piccolina, è impossibile annoiarsi con te. Ti è piaciuto questo gioco a nascondino? Ti piacerebbe giocare a nascondino con queste super tate? Scrivilo nei commenti. E metti un like al video e iscriviti al canale se sei nuovo. Clicca sulla campanella per non perderti nulla di Trum Trum Select.